altro è buon divertimento. All'Occa e Lenguida per il Rospere Kitos che hanno appena vinto 5-2 contro gli Orisocce. Cominciamo dall'allenatore Esposito. Come pensa che è stata sicuramente una bella partita, avete dominato per tutta la partita, come pensa che sia stato un segreto alla squadra, l'attacco, la difesa del centrocampo, perché hanno giocato tutti e tre i quarti a meno benissimo? No, diciamo che noi passiamo da molto ma molto di più, siamo usciti in campo per il 10% delle nostre possibilità. All'Occa ci ha fatto una po' la partita, spero che il fatto che abbiamo messo fuori squadra un po' di gente faccia cambiare un po' mentalità la squadra, che sta un po' troppo leziosa. Speriamo di fare qualche punto in più per qualificarci e poi alle finali sera. Non abbiamo qui Mario Sorrentino, autore di un poker eccezionale, l'attaccante dello Spere Kitos. Cosa gli direbbe in questo momento? No, Mario è la nostra bandiera, è partito con la Serie C, anche lei, la Locca poi è venuto dopo. È partito dalla Serie D, che vinceva il torneo. Ha sempre fatto molti gol, ha sempre fatto il cavallo anche la scorsa edizione, spero che lo rifaccia per lui, ma spero più che la squadra riesca a vincere il torneo di nuovo. Quindi dopo questa vittoria, dopo le prime due sconfitte, pensa che gli obiettivi dei Perechitos sono cambiati? No, io ho sempre detto, anche l'anno scorso quando facevo il giro, sempre per qualificarci per le prime 6 e le prime 7, queste sono le prime 6 però, se serviamo qualcosa, ne è più, è tutto di guadagnare. Va bene, grazie a tutti. Eccoci qui con la festa di Onello, dopo che il Casacco Sirio ha battuto ben 5-2 su Black Stars. Sarà dominato per tutta la partita, specialmente in attacco. Intesa con Marotta mi dice giorno dopo giorno. Quale pensa che è il vostro segreto? Il nostro segreto è il gruppo, come sempre. Anche se quest'anno parecchi senatori sono andati via, altri non vengono per problemi sia di lavoro e sia di fidanzate, tra virgolette. Poi l'intesa con Marotta, con Alessio, migliora settimana dopo settimana. Ci conosciamo fin da piccoli, da tempi del Positivo. Diciamo che anche quest'anno lottiamo per vincere qualcosa. Quindi l'obiettivo è anche quest'anno vincere? Sì, penso tutti gli anni, dopo aver fatto 3 finali, 2 volte secondo e 3 volte primo, penso che anche quest'anno lottiamo per vincere. Siete un grande gruppo, siete coeso soprattutto in campo, vi aiutate molto. Quindi il gruppo praticamente è la sì, forza. Il gruppo è la nostra forza. Perché anche in attacco tornate spesso in difesa, quindi non ci sono mai problemi. Sì, ci diamo una mano a vicenda, diciamo. Siamo una squadra, siamo un gruppo compatto, come tutti gli anni. Amici fuori e dentro al campo. Va bene, grazie.